Vista una partita che nel primo tempo vi ha visto un po' in difficoltà, poi nel secondo avete ripreso un po' le sorti dell'incontro. Ma sì, guarda, proprio in generale è stata una partita brutta. Una brutta partita, secondo me erano ambedue le squadre, giocata non benissimo, abbiamo giocato pochissimo, la palla poi andava sempre fuori, si perdeva tanto tempo. E poi nella partita brutta siamo stati anche fortunati perché loro potevano fare anche gol, perché Teti ha fatto due belle parate, quindi alla fine il pareggio ce lo portiamo a casa, ce lo teniamo, è un gran punto e sulla tabella che dobbiamo fare va bene così. Bertola che sta facendo bene, specialmente nelle ultime partite, dopo la prima partita che è andata male, poi dopo avete ripreso le redini del... Sì, abbiamo fatto 3 vittorie e 2 pareggi, siamo in linea con quello che dobbiamo fare, certo è che bisogna fare molto meglio, perché oggi è stata una partita sottotono e bisogna fare molto di più, quindi lavoreremo per stare sia meglio fisicamente che avere un pochino più di idee, perché oggi sinceramente abbiamo fatto veramente poco. Concas oggi non so, poteva fare qualcosa di più, in fase offensiva, in fase difensiva sabato, con la palla sulla riga che è stata... Sì, in generale... Non mi piace parlare dei singoli, ma in generale non tutti eravamo un po' sottotono, compreso lui, ma tutti gli altri. Cioè, potevamo fare molto di più e dovevamo fare di più. Ci alleneremo apposta per fare di più. Quanto influisce questo spezzatino di campionato con gli allenamenti? Ma oggi si è vista una partita spezzettata di brutto, quindi senza poco ritmo. Noi 15 giorni fa a Sanremo abbiamo fatto una battaglia, è stata una partita bellissima, le due squadre. Oggi è stata una partita, neanche le amichevoli le giochi così, quindi è stata una partita brutta, però dobbiamo essere più bravi noi, trovare le motivazioni anche dopo giocando tanto tempo e sia allenarsi ancora più forte per poi presentarsi le partite per fare qualcosa di più, perché oggi dovevamo fare molto di più. Difficile dire quando si giocherà, ma la prossima partita del Bertone quale sarà a questo punto? Ma speriamo di rifare la partita, di riniziare il 29 oppure la settimana successiva e aspettiamo questo calendario e vediamo cosa dice. Obiettivo del Bertone? Obiettivo del Bertone è quello di salvarsi il più velocemente possibile, poi vedere dove siamo quando siamo salvi e vedere. Tanto l'obiettivo è quello di portare a termine una salvezza, che noi è quello che ci siamo prefissati all'inizio anno, quindi andiamo e cerchiamo di prendercelo. Grazie, mister. Grazie.